E oggi presentiamo una serie di strumenti di semplificazione delle procedure doganali in porto. La più importante però è la presentazione della zona franca, che consente appunto l'insediamento di nuove attività produttive beneficiando della sospensione del dazio doganale. La dogana poi presenterà anche altri strumenti come l'avvio della sperimentazione dello sportello unico doganale e del pre-clearing.